Allora, da quanto tempo è che fate il post grad? Maggio 2012. Un anno giusto. Cosa che dà il post grad? Amici, questo è un'altra attività anche. Attività, e te, Francesca? Un passatempo bellissimo, mi piace da morire, mi distrae, è un gioco anche. L'interpretazione del personaggio, ti mettersi un po' in sfida, cambiare varie personalità, dal personaggio cupo a quello sorridente, a quello un po' pazzerello, insomma è un po' intrigante. Ovviamente costruite i fatti tutti quanti voi. Completamente. Beh, non posso non notare la bellezza e la fattura di quest'ala. Come l'hai realizzata? Bottiglie di plastica, quelle dell'acqua. Sì. Tagliate, scaldate in passare sulla cera, sulla candela. Sì. Quindi fumate e poi... Che bello. No. Per questo, certo. Benissimo. Vedo che la gente molto furbamente passa davanti alla telecamera, ma anche questo fa parte dello spettacolo. Ok. E niente, io so che siete anche dei vincitori, avete vinto diverse edizioni, diversi premi. Che categoria sostanzialmente? Io accessorio. Accessorio? Io Federica? Coppia e interpretazione. Coppia e interpretazione. Ok, oggi partecipate al Versus, quindi dopo vediamo la vostra esibizione. Esatto. E niente. Ringrazio, vi stringerei la mano, ma è un po' difficile. Rischio di rimanere sbruciato, ragazzi, grazie. Grazie. Ci sente il progetto Nerd e questa è la prima intervista. Ciao! Martina Selfi, e ovviamente adesso parleremo con Martina Selfi e ci dirà un attimino. Ok, siamo qui a San Donato 2013, quindi è messa in edizione e tu stai portando il personaggio tratto da? Si chiama Archbishop ed è una classe del gioco Ragnarok Online. Ok, e hai una bellissima voce, tieni un tono leggermente più alto perché il mondo sottofondo si... Ok, allora. Oggi siamo qui, questo è il tuo personaggio, tu sei nel mondo costruito da diversi anni, quanti più o meno? Tre anni. Cosa ti ha dato il tuo strength? Allora, innanzitutto un modo per scoprire nuovi materiali, per vedere se ero capace di fare qualcosa, anche più pratico ovviamente, e poi delle nuove conoscenze, delle nuove amicizie, che è la cosa più bella alla fine. Perché sai che quando vai a una fiera non vai solo per la gara, ma vai anche per incontrare i tuoi amici, le persone con cui magari cominci a conoscere. So che comunque sei una campionessa, hai vinto diverse volte, diverse categorie, perché è giusto a tutti. Il tuo scopo è anche non solo farsi l'abito e indossarlo, ma anche partecipare a una gara, salire in quelle ovviamente competitive, e all'interno delle gare competitive ci sono delle categorie, ci sono tante categorie. Ecco, quindi alla fine è anche fatto, più migliori accessori. Dopo, tre migliori accessori, credo, uno sono femminile, con Luca che è il personaggio meno femminile che ho, infatti, e poi ho vinto anche il più festival di Covina. Ed è quello che mi interessava parlare, perché tu hai portato un personaggio molto caratteristico, Jujimbo, giustamente, che è un personaggio di notevoli dimensioni e che non passa inosservato. E tramite quel personaggio hai avuto di diritto l'accesso a diventare, diciamolo, quindi ti vedremo nel banco dei giudici, a Lucca. Domenica. Quindi domenica nel banco dei giudici ci sarà lei, quindi se dovete picchiare qualcuno, lei è la persona che andrà a picchiare. Io sono soltanto il premio Paris, io rappresento la mia città. Quindi per te è la prima esperienza, Luca? Sì, come giocata sì, invece come diciamo partecipante in cosplayer? No, perché sono passeggiata l'anno scorso, ma mai sul palco. Oggi sei qui come concorrente, domani, perché comunque San Donato è titolato su due giorni, oggi è la giornata del Versus, quindi due coppie che si affrontano e domani invece è gara contest normale. Tu sei? Oggi sono per partecipare con la sfidata, per vedere se questo personaggio può piacere oppure meno, e domani per partecipare con la e in che girone sei domani? Sette. Allora ti vedremo domani in azione. Perfetto. Per Cicento e Project Nerd e Martina Selfi, Dani Bao, alla prossima!
Siamo qui con uno di quelli che viene chiamato pezzo da 90, ovvero il nostro Luis Guglielmero, plurivincitore, pluridecorato, giudice di gara, nonché grandissimo amico. E siamo qui, presentati. Adoro presentarmi. Sono Luis, aspetta, faccio il capitano, già che parlo per questa. Circa 3 anni, forse 4 sono fatto, da oggi è diventato quasi un lavoro, ho messo anche 2 anni in lavoro, credo che lui non lo sappia molto bene. E cosa posso dire? Sono contento di essere qui con Dani, che mi sta facendo un'intervista quanto farà stare. E non è ancora finita la carta, ok. Allora, io so che tu hai vinto in tutte le categorie possibili e immaginabili, tranne che il femminile. Esatto, quello mi manca ancora. Quanti anni è che fai questo evento? Faccio dal 2010, faccio 29, 63 anni e mezzo. Pensate che questo uomo è stato il motivo per il quale ho deciso di iniziare questo evento. Io ho visto lui e da lì è nato tutto. Questa è una novità, potrei portarmelo a casa. Va bene, allora ascolta un attimino. James Sparrow, diciamo, è uno dei tuoi personaggi più riusciti, è uno dei tuoi personaggi, diciamo, il tuo cavallo di battaglia. Però tu hai anche tanti altri personaggi che sono sempre intorno al mondo di Johnny Depp. Sì. Vuoi parlarci di alcuni di questi personaggi? Allora, gli ultimi che ho fatto sono Tom, il barbiere, che capivo come fare le gole, ma è stata una bella sfida perché togliendosi la barba non è tanto facile ricordare. Poi ho fatto Ruda, il film di Cicolà, non so se avete presente. Sì, è famosissimo. Esatto. Poi Johnny in Corvese, non mi chiede niente, il occhialetto, il cappellino, insomma ci sta sempre, anche perché fa comodo. Poi altri che ho fatto, a lavorare. Sì, guarda, ne hai fatti talmente tanto che ho detto tante cose, anche io quanti, però anche tanti. Quindi Luis, oltre ad essere un bravissimo cosplayer, è anche una persona molto simpatica nella vita di tutti i giorni, è stato anche uno dei giudici di diversi contest che è stato organizzato, quindi non solo è un cosplay, ma è anche un giudice. E oltre a qualcosa ne capisce. E quindi si parte dal presupposto che qualcosa ne capisce. Oggi siamo a San Donà, fumetto, è la quarta edizione, è una fiera che è in notevole crescita, notevole sviluppo, piena di ottimi cosplay, e oggi siamo qui per vedere il versus. Esatto. E oggi sei sul palco, domani? Oggi no, domani forse. Domani forse. Ok, adesso ti faccio un paio di domandine simpatiche sul mondo del cosplay. Allora, il cosplay, secondo te il concetto di cosplay, uscendo da ciò che è la dinamica tipica giapponese, perché il cosplay per il giapponese è una cosa, noi lo sentiamo in maniera simile, però diciamo italianizzata. Dopo il comics, che ci sono state diverse, diciamo, accese polemiche che noi non vogliamo comunque stare a disponderare perché non ci interessa, dopo il comics sono state sollevate polemiche su che cos'è il cosplay, come lo si vede, come non lo si vede. Tu come lo vedi? Come lo vedi? Allora, come lo vedo io ora o come lo vedo quando ho cominciato? Come lo vedo in generale? Come lo vedi in generale? Se poi hai voluto il concetto, vai. Ho cominciato con una pura hobby, proprio per il gusto di creare un costume, di tentare di somigliare a un personaggio che a me piace, che mi piaceva, che piace tutto. Col tempo è diventato appunto una sorta specie di lavoro, ma questo è un po' il caso mio, diciamo, anche per fare un po' di caso tuo, chiaramente, perché abbiamo dei personaggi fatti commerciali. Come vivo ora il cosplay? Io vivo, continuo a vivere come super hobby, come divertimento. Purtroppo sappiamo bene che non tutti lo vivono così. No, assolutamente no. Io infatti farei un appello a chi ci sta guardando, perché per cortesia niente invidia, niente maschi vecchi, niente di niente, perché non serve a nulla, sono qui per divertirsi. E sono qua per farlo così bello, che piace, vedo a chiunque, ed è una sorta comandante. No? Perfettamente d'accordo. Io finisco l'appello di Luis. Basta battibecchi, basta invidie, basta rivalità, siamo tutti quanti uniti e accomunati sotto la stessa passione. Quindi questo è il tuo modo di concepire il cosplay, io lo condivido, lo porto al 100%. Io so che comunque sia, tu hai anche un folto gruppo di persone che ti seguono, con il quale fai comunque animazione, e questo folto gruppo di persone qua che ti seguono, e ovviamente al di là del cosplay comunque siete diventati anche amici, quindi il cosplay vuol dire anche questo, costruire dei legami, delle amicizie. Ho cominciato a farlo, sono 3 anni, ho conosciuto una miseria di persone della cosplay. C'è anche qualche piccola nera del mezzo, ma la maggior parte veramente delle belle persone che hanno la nostra stessa passione. Perfetto. Allora, io ritengo che come primo, diciamo, incontro con il nostro Luis, che è il miglior Jack Sparrow che certamente in circolazione,
possa bastare così. Noi avremo nei nostri studi come ospite speciale, in un ambiente diciamo più silenzioso, meno, perché comunque adesso la folla sta aumentando, e per Project Nerd e C100, Luis, Dani Bao, chiudiamo qua. Sì, signor Stark. Qualcosa con le percussioni, così per quanto mi manca. Un applauso quindi per Riccardo Montito e per Elisa Montito, Ultimate Iron Man, War Machine da Iron Man. Complimenti anche a voi. Qua. Siamo qua con tre cosplayer famosi nel loro ambito. Abbiamo Dark Vader,
Skeletor da He-Man e presentati da Sora Batgirl. Ok, adesso vediamo le facce dei nostri ospiti. Eccolo qua, questo è Lord. Lord Alpeda. Perfetto, da quanto tempo fai il cosplay? Da 5 anni. Cosa ti ha dato il cosplay? Un sacco di soddisfazione, direi. E che cosa pensi del cosplay in futuro? Che sarà sempre in movimento e sempre in evoluzione. Perfetto. Ti vedremo, Luca? Sicuramente. Perfetto. Grazie. Keratos. In arte Kratos. In arte Pecora Nera. In arte tutto quello che può sembrare il culturismo è lui. Il prossimo che farà, guardate, gliene lanciate tante di idee. La prossima è Ridwick. Cronico le opere. Perfetto, presentati. Sirio, nome vero. Sirio, tutti mi conoscono come Kratos. Praticamente perché da un anno che faccio cosplay e da un anno che porto quasi sempre Kratos, di God of War. Adesso hai fatto Skeletor, è un personaggio che ti stradice. Sì, soprattutto per i colori, per i lineamenti. E forse ci vedremo anche Luca e uno dei prossimi, probabilmente il segno di Aria. Stupendo, grazie. E adesso passiamo a lei, zoomata sulle sue belle linee. E voilà, dici tutto. Allora, io sono Silvia. E faccio cosplay da un anno, molto più di un anno. E ho portato un po' di vestiti, anche qua oggi mi mangio il strumento. Devo dire che mi sono molto. Questa è la cosa fondamentale. Ti vedremo, Luca? C'è la spada, ci porta. Va bene, fai un salutino. Siamo le Stark Industries e questo è Tony Stark. Dici, Tony, dove abiti? Sapete tutti dove abito. Stiamo presentando il nuovo iStark. È come l'iPad, però funziona. In più abbiamo fatto una nuova applicazione, che è la Starkbook, nel quale voi potete tenere in contatto con tutti i vostri amici. Non è un'imitazione, eh. E la Stark funziona, però. Perfetto. Dai un messaggio in mandarino. Da Sandona Fumetto e Tony Stark, questo è tutto. Parlaci un po' di te, da dove sei, cosa fai nella vita. Ok, allora,
Io sono di Parma, sto sposato per due figli, quindi sono un personale abbastanza serio, diciamo. Vabbè, io sono impiegato tecnico, quindi questo è la costruzione. Così Ironman, diciamo, sono delle stelle promettenti. Comunque vabbè, si fanno per me e sono aggiornati su ogni cosa che esce dal laboratorio, quindi, diciamo, insomma, avere un è una fortuna avere un papà che appoggia questa stazione, perché penso che anche loro siano appassionati di fumetti, di cartoni. Sì, sì, beh, più film per adesso, più fumetti, si leggiucchia qualcosa. Diciamo, ovviamente essendo bambini avevano una chiave fantastica. Bene, allora, siamo qui a Sanona Fumetto con il campione del WCS giapponese, Andrea Misato. Ciao a tutti! Ecco, quello che vedete qui è praticamente il generale nero della saga di Madri Kaiser e un cosplay, a parte che è campione del mondo, questo cosplay insieme con il Madri Kaiser, il tuo socio che si chiama Massimo Barbera, che attualmente non è qua, come non è qua neanche il Madri Kaiser, però noi abbiamo già che sa pagare con Andrea. Allora, Andrea, tu hai fatto l'intervista prima con il responsabile del San Donato sul fumetto, adesso noi facciamo un'intervista totalmente diversa. Bravo. Perché non ci interessa più parlare di romics, di cosplay, se noi vogliamo parlare di te. Okay. E quanti anni è che fai cosplay? Ho iniziato nel 2007 con il primo costume, quindi nel 2006 ho visto che cos'è il mondo dei cosplayer e un anno per fare il primo Titan 3 e nel 2007 sono partito. E dove è finito Titan 3? In un angolo del laboratorio, in attesa di Titan 2.0 che arriverà nella settimana di due giovedì. Allora, generale nero ti ha portato praticamente all'apice, come hai detto te, fare più di questo diventa una cosa non solo difficile ma anche, insomma, una grande sfida, quindi vuoi fare qualcosa, diciamo, di più confortevole, di più comodo, però sempre d'impatto. Mi pareva di aver capito che tu parlavi di Capitan Futuro, ma cosa di Capitan Futuro? Beh, allora, l'idea è di fare proprio Capitan Futuro, quindi della sua tuta, diciamo che è quel mix tra anni 70 e fantascienza, ma ti dirò, la realtà è che l'ho già accantonato perché ho in testa una nuova idea che però per il momento ancora in fase di progetto non riesco a dirla, però posso anticipare che voglio continuare la mia tecnica della nascondersi dentro il costume per farlo sembrare diverso come dimensioni, quindi rimarrò comunque nel concetto dei robot, sì, sempre robot, ormai è un amore, c'è sempre stato, quindi continuerò così, forse un po' meno ingombrato. Allora, se non ho capito male, fino a parlare praticamente della regola del WCS, che hanno dei limiti imposti di peso. Sì. Magari questa cosa può essere sfuggita ai tuoi, ma non è sfuggita a me. Ok, stavamo parlando praticamente che tu sei partito con un prototipo base del generale nero, e poi per una questione di regolamento del WCS dove sono imposti dei limiti di peso, hai dovuto apportare dei miglioramenti nel peso, quindi invece tu. Cosa hai dovuto apportare? Allora, solo in questo costume qua, oltre a scavare tutte le parti interne che per recuperare magari per qualche decimo, qualche grammo qua e là da quelli che danno che deve essere leggero, è stata fatta tutta la gonna, le braccia e le cosce. E avevamo fatto in gomma piuma pennellato di 4-5 mani di latite e almeno 3 kg li avevamo aggiunti solo così. Quindi abbiamo buttato via tutto e rifatto il materassino da palestra portato di un costume strano. Mentre la gonna abbiamo usato del materassino di PCT, quello che viene usato, diciamo, come base per le calzature, quella leva che ha una certa densità, abbiamo usato del materiale per isolamento e comunque un sacco di lavoro.
ulteriormente per entrare dentro questo parametro. Ho sempre detto la grossa sfida non era arrivare, cioè era proprio arrivare con i costumi in Giappone, poi il resto va da sé. E tutti i pezzi sono stati costruiti, buttati via? Buttati, non ho posto per queste cose, poi mi sono pentito perché potevo rimontarli, però... quello che voglio rimanere qui, perché di solito in Giappone non si porta più in generale. No, però poi alla fine rendono comunque e preso fa bene al cosplayer e entrino, quindi va bene così. Allora, tu hai fatto l'esperienza del giudice, di giurato, diverse volte, Pordenone, perché è stato Pordenone, e hai fatto il giurato a Comics, sei stato giurato qui, la perché è bravo. L'esperienza del giudice come la vita, come la senti? Beh, diciamo che man mano che ne faccio di più si acquista una certa velocità nel capire cosa c'è, cosa va bene e cosa non va bene nei costumi, personalmente mi diverto anche. Certo è un'opera, è un lavoro un po' delicato, spesso quando per esempio il premio c'è la vittoria delle preselezioni per andare in Giappone o anche lì per andare a fare una bella vacanza a Parigi per il Japan Expo. Però bisogna valutare tante cose, tante volte magari la giuria viene accusata di sfuggi, complotti, in realtà ci vuole un po' di senso di autocritica e capire cosa non va nei costumi. Nelle gare che ho fatto nessuno ha mai visto il ruolo dei giudici, tutte le scelte che sono state fatte secondo me sono state giuste, poi ognuno è libero di scrivere un po' come vuole. Quindi, il cosplay sostanzialmente è un hobby, è un'arte, è un passatempo ed è una forma di aggregazione sociale, certo. Ma come tutte le cose ci sono rivalità, simpatia, simpatia, okay. Tu capisci che all'interno di un contesto cosplay, se questo tipo di ragionamento è la predominante, alla fine diventa pesante tutto. Allora, non sarebbe il caso a questo punto di buttare un po' di acqua in questi fuochi che continuano ad accendersi e tornare a ciò che sono le origini del cosplay, si dice la stessa parola, come per gioco. E quindi, assolutamente, fai un po' caso di qualcosa dall'alto della proposizione, come generale nero, lancia proprio un proclamo che poi noi dopo faremo arrivare a chi di dovere. Ma guarda, la mia opinione è che chi non se la sente di entrare nel giro della gara, di entrare in una posizione dove c'è sangue arena, può continuare a fare cosplay tra amici, lo si può vivere in forma di aggregazione e divertimento dal bagno, però quando sei pronto a fare la gara non ce ne sta nessuno, quindi a volte si vince, a volte si perde, basta essere preparati al meglio, poi per il resto uno se la mette un po' come vuole. Io faccio quasi esclusivamente gare perché mi piace la continuazione, chi lo vive come divertimento è lento. È un hobby aperto a tutti i tipi di carattere. Ok, allora, per non abusare troppo della gentilezza di Andrea e di tutto quello che ci sta detto nel giudice, chiudiamo qui questa mini intervista, ma questo è solo un piccolo assaggio, perché poi noi avremo il piacere, nonché l'onore, di ospitare Andrea nei nostri studi, dove faremo una intervista con più spazio e retrospettive su tutto ciò che è il mondo relativo alla vita di Gonagai, da cui è tratto questo personaggio. Ok? Quindi da Project Nerd, rete TV, C100 Web e Sandona Fumetto, Dani Bao e Revega. Revega, cosa? Mi sei già nominato Revega? Il mio nome è Revega. Ah sì? Vabbè, allora lui è Revega, io sono.